Prenderà la palla Botti contro il numero 12, si gira, gancio che va dentro, bravo Botti con un grande gancione contro Corbetta. Allora rientrato Paduano, grande playmaker Paduano per Cesana, Broggi, Corbetta gira intorno e poi pesta la linea di fondo, pesta la linea di fondo e abbiamo un possesso per mettere la freccia. Minuto di sospensione chiesto dai ragazzi di Calolzio, il pubblico finalmente si scalda, Calolzio ha ceduto sotto la difesa ben fatta, oserei dire, dai ragazzi di Rovello. Continuiamo così a essere concentrati, continuiamo a essere così duri in difesa e poi vediamo questi ultimi sei minuti, ancora lunghissima la partita, vediamo in questi ultimi sei minuti cosa succede. L'allenatore di Calolzio ci vuol parlare un po' sopra perché ha visto i suoi che hanno mollato un po' la presa, qualche imprecisione al tiro, qualche concessione di troppo all'attacco di Rovello e Rovello approfitta e adesso dovrebbe cominciare a correre Rovello per cercare di andar via, che il nostro gioco è un po' quello. Ok, forza ragazzi, rientriamo ancora con Mosca, Davide, Stegalli, Jack Porro e Botti. Mosca, giochiamo lato, riceve la palla Davide, ancora Mosca, Mosca, Mosca per Porro, Porro per Davide, andrà in uno contro uno in mezzo all'area, va in uno contro uno, fallo su Davide Terragno da parte di Amadio che ha abbassato un po' troppo il passaggio a livello e realizza un ottimo terzo tempo di sinistro, bravo Davide. E quindi andiamo sul più uno a 5.46 da giocare, cardio palma in questa partita, veramente abbiamo recuperato una situazione di meno 10, meno 12, ora andiamo per il più uno. Più uno per i ragazzi di Rovello. Paduano, Paduano amministra molto bene il suo gioco. Corbetta, Cesana, Cesana ancora per Paduano, gioca in pick and roll e poi realizza molto facile da sopra la lunetta un tiro da due punti soltanto. Giochiamo alto, Davide, Porro, ancora Davide, Davide ancora in uno contro uno contro Cesana, fallo, poi passi fischiati, passi, decisione discutibile, passi fischiati a Davide Terragno che si è imbottigliato in mezzo a tre. Ora Paduano, Paduano, Paduano per Cesana e Corbetta che giocano a due, ancora Corbetta, ancora Paduano che gioca in mezzo all'area, scarica fuori per Cesana, recupera un pallone dalla spazzatura, buttato fuori poi dal nostro canestro, Mosconi quasi perde il pallone, cerchiamo di servire Stegalli per una bomba da tre, giochiamo in transit, giochiamo in transit, Davide, Davide ancora, ori per Mosca, blocca, blocca per fallo, abbraccia, fallo di abbraccio, un nuovo fallo da parte di Rusconi che tiene Nicolas che cercava di fare spazio per Mosca. Sono 14 da giocare ancora, 58-59, 4-36 al termine della partita, 14 secondi da giocare. Prendiamo un blocco, andiamo in uno contro uno, giriamo in area, Nicolas dalla sua mattonella e questa volta la mette Nicolas, grande, 60-59, appassionante questa partita, veramente tanta bella roba. Ultimi 4 minuti, Cesana intercettato il pallone da Stegalli e da Davide Terragno, corriamo, corriamo Davide, Mosca, Mosca per Nicolas, Stegalli, regalaci una bomba Stegalli, no, peccato, Stegalli non ci regala la sua bomba,
Allora tocca loro, Botti fa un fallo, buon fallo, visto che siamo solo a uno, interrompe il gioco, è un buon fallo, è il secondo fallo di Botti, ci stava. Ora difendiamo, 20 al termine di questa partita, di questa azione, e 3,50 al termine di tutta la partita. Due blocchi per Amodio, sotto si gira molto bene e va in sottomano, e Botti fa un fallo ignorante questa volta, no, senza neanche toccarlo, fa un fallo veramente ignorante Botti contro il suo antagonista Pierpaolo Corbetta, che ha l'opportunità di andare sul più 2, terzo fallo di Botti. Vengono reclamati i passi da Mosconi da parte di Corbetta. Corto il libero supplementare, 6-1 gli ospiti, 6-0 i ragazzi di Orvello. Chiamiamo lo schema papero per Botti, gira Nick Porro, giochiamo sotto, Botti si libera sotto, Mosca esce, cerca di liberarsi, Mosca, Botti, bomba di Botti che non va, Nicolas riconquista un rimbalzo in modo magistrale e poi riesce, grande, perfetto, giriamo in transit ancora con Mosca, Mosca per Botti, Franco bollato molto bene dal centro, Corbetta, poi Nicolas, Davide, blocco, Botti che deve tirare, Nicolas in sospensione e vai anche Nicolas questa sera, ha scaldato la manina finalmente, 6-2, 6-1, 2-58, rimettiamo Bosa al posto di Stegalli che ci ha dato tanto 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 questa sera, forza, forza ragazzi, Cesana contro Davide, gioco sotto, occhio alla bomba e alla perdita della palla, vai, vai Mosca, no, porca vacca, buttiamo via il pallone inutilmente, riconquistano loro, molto facile, giochiamo facile, ancora per Corbetta, Corbetta per l'ottimo playmaker, ancora Corbetta, finta il tiro, penetrazione, scarico fuori, fuori ancora per Paduano che butta una preghiera che non va, andiamo in contropiede con Stegalli, non lo vediamo Stegalli, c'era contropiede per Stegalli, non l'abbiamo visto, amministriamo i 24 secondi, la portiamo fino alla fine, cerchiamo un tiro facile per Davide Terragno che spreca il tiro, troppo veloce l'esecuzione dell'azione. Ora giocano loro con Cesana in uno contro uno, fuori per il numero 19 che mette la bomba e si porta al più 2, cambio nelle file della pallacanestro di Rovello, entra Bosa ed esce Stegalli, forza ragazzi, 6-4, 6-2 per i ragazzi di Calolzio, esce anche il realizzatore della bomba che ha portato a più 2 i ragazzi di Calolzio, forza ragazzi, 1,47 ancora da giocare, 6-4, 6-2 per i basket Calolzio, rimette Davide per la Mosca, giocano 3-2, attacchiamo la 3-2, ok via, attacchiamo la 3-2, Mosca, giochiamo alto, tutti in alto, Davide per Jack per Botti, anticipato Botti, recupera un pallone, poi lo recupera Borghi e sprechiamo l'occasione, incredibilmente sprechiamo l'occasione, buttiamolo nelle ortiche un pallone, non dobbiamo adesso far realizzare loro, passi di coso, bomba di Corbetta che va corta, giochiamo, stiamo perdendo di 2, dobbiamo segnare ragazzi adesso, dobbiamo segnare un canestro facile, cercare un canestro facile, Mosca, coraggio Mosca, bomba di Mosca, tabella, Jack Porro non conquista il pallone, un'altra occasione sprecata, facciamo un fallo, Botti va in uno contro uno, noi non siamo ancora in bonus, non siamo in bonus e quindi sono lato
siamo in bonus adesso, 6-4, 6-2, quarto fallo di Botti, sprecate due occasioni fantastiche per andare a pari, due occasioni veramente fantastiche, voleva dire che era così, siamo riusciti a sprecarle veramente, peccato, più due per loro e palla nelle loro mani, adesso dobbiamo rubare palla e andare a segnare per forza, assolutamente, per cercare di conquistare questa vittoria, ci crediamo tanto, dopo il meno 12 siamo a pari, meno 2, così sarebbe un peccato vanificare tutto questo sforzo fatto, forza ragazzi, crediamoci, fuori per Corbetta, Cesana, Cesana che andrà in uno contro uno contro Davide Terraneo, si appoggia, 10, 9, 8, 7, non facciamo il fallo, stoppato molto bene da David, da, intenzionale, antisportivo, antisportivo su Mosconi, antisportivo su Mosconi, questo discutibile, però ci poteva stare, discutibile ma ci poteva stare, quinto fallo dell'ottimo Paduano, forza Mosca, due tiri liberi più possesso, un regalo da parte di Paduano che ci ha regalato, è corto il primo di Mosca, è corto il primo di Mosca, forza Mosca, dai, regalaci il secondo, Mosca, forza, su, è corto anche il secondo di Mosca, forza Mosca, riprende Davide, abbiamo possesso, abbiamo possesso, abbiamo possesso con Botti, Davide, fallo di sfondamento incredibile, buttato via veramente, fallo di sfondamento pazzesco, fallo di sfondamento pazzesco, vanificato, difendiamo, 32 secondi, 32 secondi, incredibile, Stegalli, sì, non riusciamo a conquistare il pallone, loro giocano, vanno per l'ultimo tiro da tre, lasciamo loro giocare, 18 punti, 18 secondi, arresto e tiro che non va, riconquistano il rimbalzo, fallo di Mosconi, fallo di Mosconi, abbiamo sprecato tre volte il pareggio, peccato, 10 secondi al termine, due tiri del numero 11, Milan, Fabrizio Milan, speriamo, ma sarà molto difficile perché da grande professionista qual è, li realizzerà tutti e due, quindi ragazzi, come diceva il nostro Dan Peterson, buono anche il secondo, time out per i ragazzi di Manuel, disegniamo un gioco per arrivare a due o tre secondi, visto che ne mancano soltanto 10, a realizzare un tiro da due o un tiro da tre e poi cercare un fallo sistematico sperando di riuscire a fare due tiri liberi loro, facendo sbagliare i loro due tiri liberi per poi cercare ancora una volta in 10 secondi, vediamo di riuscire o una bomba da tre o cercare una bomba da tre per Stegalli, per Bosa, per Mosca, abbiamo scordato Pancino in panchina, ora come al solito loro sono già pronti perché sono stracarichi, noi stiamo pensando ancora a cosa fare, riprenderemo dalla tre quarti di campo per noi in attacco, riprendiamo con gli ultimi 10 secondi da giocare, troviamo lo schema, usciamo sul blocco, esce Bosa, arresto e tiro di Bosa che non va, ragazzi è finita, i ragazzi di Calolzio meritatamente vincono la battaglia qui a Rovello Porro, è finita la stagione per la pallacanestro di Rovello, è finita con una gran bella partita che abbiamo recuperato alla grande, abbiamo vinto in il nostro terzo quarto e quasi il nostro quarto quarto, abbiamo perso la partita ma giustamente loro sono veramente i più forti, loro hanno vinto, noi ci siamo difesi, abbiamo condotto una grande bella stagione e ora amici di Piero da Saronno, alla prossima stagione.
Bene, siamo con Fred Bertani, grande head coach di questa bellissima pallacanestro Calolzio. Altra gara bella pesante come quella dell'andata. Come l'hai vista questa sera? Raccontaci un po' la tua partita, dai. No, due partite, cioè due tempi un po' in antitesi, nel senso che noi abbiamo fatto 46 punti nel primo tempo, facendo 6 su 12 da 3, che era onestamente tanta roba. Sì. Poi secondo me abbiamo iniziato a avere i soliti problemi che ogni tanto ci vengono con loro, cioè di muovere poco la palla, di avere poca pazienza, cosa che abbiamo fatto nel primo tempo. Abbiamo iniziato a trovare brutti tiri, abbiamo sbagliato anche qualche tiro libero un po' importante, 2 più 1, anche due tiri liberi consecutivi, sì. E secondo me lì poi dai vigore a Rovello. Certo. Rovello ha fatto la solita super partita, che comunque loro sono sempre molto intensi e ci danno sempre grossi problemi. Poi alla fine, come sempre, vanno sulla casualità o le cose strane che possono accadere, per cui Mosca che fa 0 su 2, Rusconi che fa la bomba prima che io lo tolga, il classico esempio che i cambi non si azzeccano mai. E poi beh, abbiamo fatto secondo me le ultime 4 difese molto bene, che era la cosa che contava. Assolutamente sì, assolutamente. Devo dire anche, ho visto tutte le tue rotazioni sono andate benissimo, veramente, nel senso che tutti i tuoi 10 hanno dato tanto. Ho visto molto bene il degno sostituto di Traoré, che ricordiamo ti manca anche un'altra grande pedina della tua squadra. Infatti ci ha regalato 2 bombe, ha fatto, se non vado errato, Rusconi, 2 bombe. E diciamo adesso il prossimo passo è Cremona oppure Varese, giusto? Castelnuovo Magnago. Io sono andato a vedere gara 1, aveva vinto Castelnuovo Magnago, una partita un po' strana, Cremona ha sbagliato tanti tiri da fuori. Castelnuovo Magnago penso che abbiamo appelli con un problema muscolare, che è il loro giocatore più importante. Vediamo un po' come va stasera e poi al massimo buttiamo via una domenica per andare a vedere gara 3 se ci sarà. Certo, assolutamente. Io a chiudere questa bella chiacchierata devo farvi assolutamente i complimenti, perché è stata una partita veramente maschia, veramente bella da vedere. Sicuramente gli amici di Piero da Salano saranno contenti di rivedersela diverse volte. Vi facciamo tutti gli in bocca al lupo e tutti gli in culo alla balena, e speriamo che non faccia per farvi vincere veramente la C, perché veramente ve la meritate, avete dato veramente tanta roba quest'anno, tanta pallacanestro bella, sì, su tutti i campi. E quindi no, io farei un grosso complimento a Rovello, che ha fatto un campionato super, a parte gli scherzi. Noi probabilmente ci si aspettava potessimo far bene, forse per adesso stiamo facendo anche forse fin troppo bene rispetto a quello che si poteva pensare, però Rovello ha fatto un campionato super, per cui veramente bravi, bravi a loro, che si meritano un grosso applauso da tutto il campionato. Bene Fred, grazie alla mille. Prossima, grazie, ciao mille. Grazie tante, ciao. Siamo con Manuel Ciglio, head coach di questa fantastica pallacanestro Rovello, e ci racconta prima questa partita e poi tutta la sua stagione, che è stata veramente una gran bella stagione. Ma credo che si possa raccontare in un'unica cosa, nel senso che credo che oggi è stato esattamente lo specchio della stagione, nel senso che probabilmente io ai ragazzi nel prepartita gli ho detto la cosa credo fondamentale, nel senso che gli ho detto: sono un pelino più fisici di noi e sono più tecnici di noi. Certo. Questo gap dobbiamo coprirlo con la voglia di giocare insieme, la voglia di stare insieme, e con il cuore e la grinta, che è quello che abbiamo fatto tutto l'anno, perché io credo comunque che questi playoff ce li siamo strameritati. Credo che ci siano tecnicamente, fisicamente, delle squadre che abbiamo messo dietro, che non hanno fatto i playoff, più forti di noi. Siamo stati bravissimi veramente tutto l'anno a credere in quello che facevamo e andare probabilmente oltre, credo, tutte le aspettative anche nostre, che possiamo essere quelli che pensiamo più bene di noi. Certo. Ma soprattutto di tutto l'ambiente. Non credo che nessuno avesse messo un euro su di noi nei playoff. Abbiamo fatto una stagione super, un calo verso fine anno, ma perché proprio fisicamente non ce l'abbiamo, eravamo scoppiati. E sinceramente sono stati meravigliosi i ragazzi a ritirare fuori le energie e giocare gara 1 e gara 2 completamente alla pari. Cioè, secondo me stavolta, lo dico, secondo me era giusto che uscissimo da questa palestra probabilmente con l'1-1. Sì, sì. Per andare poi a gara 3 è giusto che passassero il turno loro. Ma questo punticino potevamo farcela. Abbiamo comunque ovviamente fatto errori noi, e loro bravissimi, bravissimi, perché nei momenti e nei possessi decisivi hanno fatto sempre scelte buone, di là che poi le hanno anche segnate, però hanno fatto sempre scelte buone. Noi magari siamo arrivati invece un po' più tirati, abbiamo proprio sbagliato alcune scelte, però veramente non ho nulla da dire ragazzi, stasera è come se avessimo vinto il campionato per me. Assolutamente sì, assolutamente, anche se gli ultimi 2 possessi e i 2 liberi di Mosconi che hanno preso Tiziano e Ferro, porca miseria, sono andati veramente
era destino questo, però devo dire che veramente una grande stagione. Anche l'allenatore di Calozio ci ha fatto gli stracomplimenti per tutta la nostra stagione, per la fantastica scalata che abbiamo avuto. E ora buone vacanze, si lavora per l'anno prossimo. Sì, infatti buone vacanze, ho dato riposo fino a lunedì si rinizia, che l'idea è fare alcuni tipi di lavoro e ripartire col fatto, consapevoli che l'anno prossimo sarà ancora più difficile, perché non siamo più una sorpresa. Le squadre si rafforzano mentre noi magari dovremmo puntare sui giovani, però non è un problema. Se la base di partenza per lavorare è l'atteggiamento e il cuore che hanno questi ragazzi, certo non ho paura a riaffrontare un'altra stagione. Bene, ringraziamo Manuel per questa veramente fantastica stagione che ci ha regalato. Ringrazio voi per l'impegno che ci mettete con Piero da Saronno, e ringrazio prima di tutto tutta la mia dirigenza, perché lavorare in questo ambiente con certe persone che ti sopportano è la cosa più facile al mondo. Bene, a noi fa molto piacere che tu sei parte di questa grande famiglia che è il Basket Rovello da 30 anni, e quindi siamo veramente felici di avere te e tutti i tuoi ragazzi insieme a noi. Ringraziamo Piero da Saronno, ci vediamo l'anno prossimo. Ciao Manuel, alla prossima, ciao caro.